Ciao a tutti, allora rieccoci. Dopo quasi un anno, io e Mr. Fano Fano, vabbè, sicuramente non mi si lasciano perdere. Si torna a fare. Sì, guarda qui, Fano. Sì, guarda qui. Siamo un'altra volta qui. Si torna a fare video, a fare una serie, questa volta credo sia una miniserie, su un gioco che si presume sia horror, ovvero Slend Day Arrival, quello che vedete lì. E niente, iniziamo a giocare, il Fano è curioso, ha detto li gare per gli schizzi. Sì, anche lui, così. Iniziamo a giocare. Vai, inizia già. Chiaramente nella parola schizzi ci vuole il doppio senso. Se ovviamente. Fano sta male. Comunque iniziamo. Bene, vediamo un po' com'è questo giochino. Start game, vediamo com'è. Start game. Vai. Opzioni. Ok, mentre vai. Ah, option, vai, vediamo un po'. Opzioni, difficoltà, facile, normale e punti. Punti interrogativi. Allora, punti interrogativi. No, so no. No, no. Per ora mettiamo la. No, ma cosa facile? Voglio morire subito. No, metti punti interrogativi. No, vai. Look sensitivity, no. Bene. Cos'è look sensitivity? È ben girati. Ah, i guy che... No. Medio. Va. Start game. Start game. Vai. Traduci. Sì. Il traduttore Califano. Sì. Che lui è breve. Comunque, mentre io non lo leggo perché non lo leggo. Vi lascio la curiosità, ma perché non lo so. No, scherzo. No, vabbè, vi racconto la storia. Approfitto di questa pausa lì e raccontarvi un po' la storia per quello che ho capito. Praticamente, il protagonista è una donna, ragazza, che praticamente va a trovare una sua amica, mi pare, non lo so. Insomma, e praticamente quando arriva lì, infatti poi vedrete, in teoria, vede una cosa strana, vede sui muri, che era sul muro, o sui muri, che raffigurano un omino nero, con la testa bianca, senza occhi, naso, bocca, cazzo, orecchie, capelli, vabbè capelli, magari è pelato. E lì erano sti rumori. Comunque. Niente, vabbè, parole comunque Slender in generale. Visto... Te parla, io. Comunque, insomma. Da quella cosa lì poi viene tutta fuori la storia del gioco che vedrete. Comunque, Slender. Cos'è Slender per chi non lo sapesse, ma di. L'ho fatto un coso così. Tra computer, giochini per. Computer. Comunque. Dei Slender, se ci sono. Te vai così tranquillo. Io vado di qua. Nel senso, stai detto, vai, c'ha scritto comunque R2, L2 corri. L2. Insomma. Vabbè, comunque Slender, quel gioco praticamente devi trovare 8 pagine per poter, che sono sperse. Sì. Nell'altro giorno è il bosco, qui non lo so, perché sono generato solo la minima. Quel minimo pezzettino di trama su Wikipedia. E, o Wikipedia, come Wikipedia. Però ammetto che non so come sia la storia di questo gioco. Comunque. Ma mi si vede anche di molto. Dai, vai, che essere nero, vai. Ti si vede anche troppo. Comunque. Il The Real Slender è quel gioco nel quale devi. Per poter concluderlo, per finirlo. Oh, c'è devi trovare 8 pagine sparse nel bosco. Qui non lo so, perché qui ho visto anche troppo tramite anche qualche. Ammetto, hai visto qualche trailer, varie gameplay, tanto per la media del gioco. È anche troppo grossa la mappa e poi c'è anche troppe osi in più, partì da muri a partì poi da NASA che praticamente si rivela da poco. Comunque, a momento che si arriva in casa io non so più cosa succederà, perché sono arrivato lì, perché non volevo, per me personalmente, togliermi la curiosità, ma la voglio solo leggendo. Diventa scemo. Buio, da lì. Sì, è vero. Quindi niente, vediamo un po'. Io non so quanti voi, se voi non ci avete mai giocato. Se ci avete già giocato, sì, io ci ho sempre andato bene. E quindi vai. Parentesi prima di entrare, perché poi il gioco è costato 5 euro. Gioco per chi c'è il plus costa 5 euro, lo trovate direttamente sullo store. Probabilmente. Se no, se non volete dire a cavolate, pare costi il doppio, quindi 10 euro. Mi pare, Noi si è pagato 5 euro, insomma, vatto 99. Comunque iniziamo. Proviamo a entrare in questa casa, via. Avete visto la parte fuori? Che è stata lì? Non me lo ricordo. Tutto nero. Bene, innanzitutto direi subito di alzare. Perché subito. Ecco, è sempre. Oh! No. Due. È una pagina. Ma che. Aio, Cristiano Ronaldo! Firmato CR! Ancora? Fermatevi.
Proviamo. Proviamo il 35. Questo non è Joe, la PlayStation che si sta per fondere, perché Che ci sono i troppo. Vabbè. Sì. È un po' sì, vabbè. È un po' sì. È tutto buio, Si vede il cazzo. Volò. Allora c'è una chiazzata, no? No, non è niente. Oh, io ho paura. Comunque a me questo. No, ma devo dire che siete tanto. Si vede il cazzo. Ah, ora. Ma io, cos'è? Ah! Ah, io, cos'è? Pacchetto di sigarette, no? Cos'è? Scherzo. Ah, io, phone. E non c'è la torcia per accanto, eh. Ah, io, c'è tutto. Tutto. Thank you. Grazie. Ah, non vedete che non mi fa leggere mai questa volta? Non me ne frega nulla. Oh, meno male, via. Sì. Dai, torcia, come la vedi? Comincia, vai. Oh, sei come Slender. Che ci giuai? Slende con le coppie che ci giochi già una volta, perché ha detto pa la torcia c'ha le pile che non sono infinite, quindi sì. Aio, oh, cosa? Dietro? Oh, io ho paura di aio, è vero, anche di pino bello bello de, è lui, è il nostro amico. Oh, poi ci giochi anche poi ci giochi anche un pino, sì. No, ma tanto musichine. Si può aprire la finestra? Beh, si può aprire. Proviamo ad andare di qua. Cioè, era aperta la USA. Sei tu un grande, Ah, io ci sono delle chiavi. Le chiavi. Ci sono delle chiavi. E ora io però mi sto cagando. Va di va, va, va di va. Dove? Dritto, dritto, non c'è le scale. Ma piano. No, no, andiamo di là, vai. Non ci vuole entrare. Oh, un po' dai. Sono gli spifferi. Vai, io, perché è rossa? Addio. Unlock il midor. Io, oh. Ah, la vetrina era bloccata. Forse le chiavi erano per quello. Che guarda. Ancora lui. Oh. Buonasera. C'è da. Guarda, c'è intorno. Infatti, ho visto qualcosa, vai. Cioè, cazzo c'ha scritto in tutti i woods. Buonasera. Ma io. Buonasera. Simo. Non lo so. Simo, cosa succede? Ma c'era. Vieni qui. Aspetta un po'. Che ho visto sbrucciare qualcosa. Non sono sicuro. Io mi sto cacando addosso, comunque. Sì, a me queste. Esci dalla sta casa. Sta mega suspense! Esci dalla casa. Rompe parecchio la minchia. Esci te dalla casa. Andiamo giù a io, me ne rendete tanto andiamo giù a io. Dai, ma vedrai. Mi va, ci sei andato. Boh. Mo trovo davanti. Oh papa! Oh papa! Un Mac. Allora. Ma io. Brutto. Ma che cazzo di divadri sono qua? Dipinti, quello che è. È il puzzle. Prova a uscire dalla casa. Va. Di va, di va. Uscite da qui. Ora, ora c'è da ridere. Boh, prova. No, di là torni indietro. Sei sicuro? Sì, sì, di là torni indietro. Oi, oi, questo è crisci cricrini. Torni indietro di là. È del cappetto. Devi andare dietro. Prova di là. Aspetta, aio! Aio! Ah no, si inizia le pagine. No, cos'è? No, questo è. Wanted Westney. Aio. Esci il kit pannello. Pilla, eh. Bello! Come? Charlie Manson Jr. If you ever seen this child, please contact. Siamo americani noi! Americani le belle fiori. Sì, ma mi sa che queste non sono. Io vedo. Sono le pagine? Ora so, ma le pagine sono c'era scritto qualcosa. No, di là non è. Di solito le pagine di va. Prova a girare la casa. Stai salendo. Prova a girare la casa. Oh, io corro, R2. Ma corri, corri. L2. Infatti. Comunque. Forse sempre la parola forza. È sparito. Cioè. Ancora Slender non è venuto fuori. Sì, fa cà addosso per niente. Ma io che dove. C'ho scritto comunque nel fuori. Non c'è più.
Che va nel mio letto, iniziamo. C'è una macchina. Cos'è questo? No, non è una macchina. Cos'è? È un cazzo. È strano. Allora. Aio! Addio! Cosa può fare? Aio! Eccolo! Pianite! Aio! No, non mi riesce, aspetta. A lui sì. A lui sì, lo vedi, eh. Buonasera. Oh! Vai giù, pigia! No, ho acceso tutti gli osi. No, ha acceso tutte le luci. Bello te, fa ancora più caldo. Sono le Undertaker. Oh, occhio. Allora, ma che sta? Vai via di lì. No, no, io ci voglio andare. Non come, scherzo. Ma io stavo seguendo il sentierino. Scende dalla lollina, ti diverti. Ma io mi guarda così, no, perché dai un po' no. A parte Padre Gesù così, la luce dietro. Resce sulle Teletubbies. No, sì, eccolo, vai, via. È sparito, via. Vai, bestia. Di mano non vai da... Sì, comunque ora... Di mano non vai da nessuna parte, ora. C'è un fiume di là. Oh, papà. Oh, papà. Io mi sto cagando un po' addosso. Te il nostro. No, prima sì, perché era andata via, solo i giorni fanno caldo perché c'è il danno che dà il sottofondo, il mondiale, eccetera. E ora cosa c'è? Prova un attimino a tornare da questo cazzo. Aio! Corre. Che sbuoto un albero laggiù, mi sono cato in mano. Lì accende anche questo. Vai, vai, vai. Ah, ma vedrai... Eccolo, eccolo. No, ancora, ma come... Cioè, hai rotto i coglioni, come non ti sa guarda, hai capito? Che fai un albero? Ma scusa, prima siamo andati incontro. Allora senti, secondo me queste luci vi tirano la strada che devi fare, per forza, perché ti tirano lì da qui. Però noi siamo. Però se io devo incontro. Oh, se succede qualcosa ti scappa. Ecco, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. È sparito. Vero? Sì, vabbè, però così non sa di una serie. Gio di merda! Guarda. E ora... C'è un altro europeo. No, le luci. No, gira un attimo a destra, ora dai, piano piano. Piano. Ecco, no. Guarda un po' cosa c'è qui. Ah, l'hai visto, sbluccia. Eccolo ancora. Ma lui ha per tutto. Guarda, è lì, Allora vuol dire che... Ah. Oh. Oh. Mamma mia. È sparito. Ma poi non è andato bene con tempo ancora. Capito? Ancora il mio fratello! Ancora? Che bello, lui è tuo fratello! Uguale a lui! Lui è il paio! In ogni foto c'è un sentiero qui! Eccolo oh, di basta! Toma, di va! Di là siamo venuti prima, no? Sembra di sì! No, di va è chiuso! Ci può andare! Devi andare a dritto! Segui sulla strada, devi tornare! Ci può andare di va! Sì, sì, sì! No, ma c'è il fiume! Oh, ma dov'è lui? Ma si, posso andare nell'acqua? Ma da poco? Vai, Bacco, ma se ne vai sui grandi. Devi tornare sul ponte di lì. Sì, sì, sì. E lì è. Un'altra volta, te la vedi, guarda, non sai più di una sera, ti ero tutto coglione. Basta, ti schizzi di merda. Che non sono proprio nulla. Oh, segui il sentiero di qua. Vai, segui il sentiero. Poi sto guarda, giocando, puoi accenderlo. Che tra l'altro sto giocando più di più. No, ma non va bene questa. No, vabbè, se è così posso giocare anch'io. Poi se diventa più difficile, più da cavoli. No. Non c'è più. Di va? Destra? No, qui non c'è niente. Sembra che non ci siamo. Sì, effettivamente comunque lost. Hai visto? No, dov'era? Era lì? Accanto a noi. No, accanto no, era sulla collina. Hai un asino! Un asa! Ma questa dov'era? C'era qui? No, effettivamente. No, un centrale. Ma dove cazzo stai? Oh! Ma dov'era? Non lo so, è qui da qualche parte. The Grange. Qui direi che non è proprio il caso. Tu c'è? Cavolo. Cos'è questo rumore?
No, appare per caso di più di uno schizzo. Ma mi sembra. Di tipo per joystick nel televisore, che lo faccio un buon. Oh! Ma fai quella tua! Cos'è? Ma sei scemo! Ma si muove, oh! Ma cos'è? Prova da lì vicino. Vaffanculo, sì. L'hai visto? Cosa ha fatto? Fermo! È venuta un'immagine strana! Non l'hai vista? No. Oh! È sparito! Allora, tanto no. Vabbè, si sta registrando, no? Sì. Quando poi si fa la registrazione, è venuto quando si è girato. Oh, cosa c'è? Si può, te ne vai via di qui. Madre. Non so come uscire. Ah, di là. Comunque, ti dicevo. Cioè, ma tu... Devi andare a destra. C'era? Prova a guardare tutta la casa. Tanto... Ti dicevo, c'era un coso. Cosa c'è? È venuta l'immagine della famiglia, tipo, non so simile. Ah, sì. È girato. Tu l'ho visto. Ma io ho occhio. Mamma mia. Mamma, ma da noia, te. Piano. E ora? Ora, boh. Aspetta un po'. Io corro come l'igienico L3, cioè L2. Ma adesso c'è il coso, no? Boh, cassina di merda, non ci vediamo nulla, noi bisogna seguire le lucine, anche. Ti va, ti va, prova ad andare sopra qui. Sopra qui. Effettivamente. Guarda, c'è il. Chi sono usati prima, no? No, aio, cos'è? Io. Basta sta scena, mangiamo tanto a noi sto giù. C'è qualcosa lì. Guarda un po'. Se comunque vi in 5 minuti. Anzi, in 15 minuti da sei a mezzogiorno. Mezzanotte, vabbè. No. O sale di parco. Ah, devi entrare qui dentro. Salve, come nulla. No. Bah. Buonasera. Oh, è zaino. Oh! È Edicta. Ecco, pubblicità. Pubblici pu! Addio! Aio, find me Laure. Ma cos'è? Aspetta. Laure nel cazzo. Laure, come si pronuncia? Oh, puoi prendere qualcosa? Comunque, Laure. Ma non ho capito se è quella lì che se ti è Laure o devi cercare quella che siamo Laure. Non lo so. Comunque mi sa che devi prendere questo libro. Un libro di merda. Sempre queste scritte molto socievoli, molto. Aiutami. Vabbè. E ora. Vai, andiamo avanti, via. Ora però lo faccio io. Vai, fermo lì. Ah, inizia ora! Inizia ora! Se è come le joy, non c'è, come quel computer inizia la scritta così. Boh. Vai, un'altra volta! Qui mi c'è da soffrire troppo, io lo dico. Poi non capisce il cazzo. No, a parte qualcosa ho capito. Ma ora provo io. Fermati un po', ma... Mettiamo la schermo così. Quale schermo? Vabbè, ragazzi, facciamo una mossa. Concludiamo il primo episodio così. Vai. Che almeno penso, forse, non so se quante parti è, com'è, comunque. E quindi niente. Ci lasciamo questa chita lì, vai, ve la faccio da Giammodino. Find me, Lord. Insomma, detto questo, ci vediamo al prossimo episodio, tutti e due. Non so, ripeto, quanto sia lungo il gioco, però... Boh. Comunque tanto ci rivedremo, beh, sicuramente. Sì. Va bene, ma... Yeah. Detto questo, chiudiamo qua. Chiudiamo qui. Da qui è tutto. Sì, da qui è tutto. Da qui è tutto. Mingo e Bonfame... No, era Mingo, me lo dici, dicevo senza... Vabbè, lasci perdi, tanto il fan. Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti, ciao!